Buongiorno, ciao bellissimi, giorno 36, ho fatto colazione con Sara, Asia e Alessandro nella loro pizzeria bar, bistro, e adesso riparto. Gocciolicchia, però non sembra minacciare pioggia seria, e questo fa sì che ci sia una temperatura spettacolare, fantastica, perfetta per oggi, che dobbiamo fare 31 km fino a Strambino, vicino a Ivrea. Spesa per il pranzo molto basica, perché mi sa che sarò in mezzo al nulla. Ed eccoci, è giunto il momento di inoltrarci nella selva. Yes, e mi sono subito beccato un ragno in faccia. Oh, che bello, che bel freschetto. È un po' umido, ma si sta da Dio. E questa strada dovrebbe portarci più o meno fino a sopra alla serra e forse anche oltre. Ecco qualche info, siamo nella riserva speciale della Bessa, sentiero Turkubiengo. E ora che lo leggo, mi torna in mente che mi hanno raccontato che in questa riserva naturale ci sono dei cumuli di massi appoggiati qui dai romani addirittura, che venivano in questa zona a cercare l'oro nel fiume e quindi spostavano un sacco di massi dal fiume al bosco. E qualcuno mi ha raccontato che tuttora vengono molto spesso, soprattutto tedeschi, a cercare ancora l'oro. Quindi ragazzi, setaccio e via. No, potrebbero sembrare dei muretti, invece sono proprio cataste di massi buttate lì così, appoggiati. Guarda là quanti. Ui, che fico. Qui sono stati utilizzati per fare un po' un muretto. Sassi. Ecco, un lato negativo del bosco è che ci sono le zanzare, quindi devo continuare a muovermi oppure si appoggiano in venti su di me. E siamo usciti dal bosco e siamo a Sala Biellese. Siamo saliti a 600 metri di altitudine all'incirca e abbiamo già fatto una decina di chilometri quasi. Spettacolo, ed è ancora presto. E qua riprendiamo il nostro sentiero. Semplicemente serra, lo sai che a Torrazzo c'è una notte in cui il cielo si accende di mille scoppiettanti colori il 14 agosto. E questo conferma che siamo nella serra e c'è anche una fontana piena d'acqua. Mentre facevo una pausa alla fontana ho notato una cosa. Guardate, guardate che porticine! Perché è così piccola? Che bello che vi accompagnate. Ciao. Vedo ciao. Che le zanzare mangiano voi invece Madonna. Che me. Cari, Giovanni e Federico mi hanno accompagnato per un pezzetto in mezzo al bosco, spero che non si perdano adesso. E, ma mi sembravano ferrati, mi hanno detto che fanno queste strade molto spesso. Qui adesso si sta molto bene, anche se è mezzogiorno, la temperatura è top ancora e siamo praticamente a metà strada, forse un po' meno ancora, ma sono super carico, quindi secondo me arriveremo a Cerone, in realtà non a Strambino, a Cerone, credo per le 5. Boom! E siamo nuovamente all'aperto. Che bello, che bello! Ah, ma che bello! Guardate che spettacolo il panorama. Adesso siamo nella parte di vallata di Ivrea, perché ormai abbiamo scollinato e se non sbaglio quella laggiù dovrebbe proprio essere Ivrea. È luna passata, mi trovo all'inizio di Bollengo, un paesino che sembra abbastanza sperduto, deserto, molto tradizionale, con una bella collinetta, e ho trovato questo. Adesso mangiamo, che spettacolo, mettiamo anche i piedi in ammollo. Questo edificio non so esattamente come veniva utilizzato, forse era un abbeveratoio o un lavatoio, non lo so, però adesso ci sediamo all'ombra, mangiamo e teniamo i piedi al fresco. È appena passata una signora che mi ha confermato che questo era un lavatoio, quindi quasi quasi potrei lavare la camicia. No, anzi non ha senso, tanto mi fermerò 3 giorni, avrò modo di fare una lavatrice. È congelata, è bellissimo. Oh,
ore 2 ripartiamo. C'è qualche gocciolina e un nuvolone che si sta avvicinando, però le previsioni non mettevano pioggia, quindi forse è solo qualcosa di temporaneo o leggero. Sperin! Davanti a noi invece è pulitissimo e questo è Bollengo. Eccolo là che si avvicina. No, grazie, io vado di là. Come non detto, ha già iniziato e mi sa che mi metterò l'impermeabile prima che cominci, anche perché poi sarò in mezzo ai campi, non ci sarà nessuna copertura. Prontissimi, adesso può scendere anche il di... no, non lo diciamo. Stamattina eravamo esattamente là. Ok, grazie, ma basta adesso. Porca miseria, la nuvola è andata dall'altro lato e effettivamente io ho raggiunto la parte più serena e adesso fa caldo, mamma mia, se picchia. Come direte, tu sei mai content. Eccoci, sono le 4:30 e mancano appena 5 km. Il polpaccio inizia a indurirsi nuovamente, quindi avrò bisogno di fare un po' di stretching e di riposare un po'. Oh mio Dio, ho appena visto, penso fosse un leprotto, ma ora era un leprotto o un coniglietto, ma piccolo, cucciolo, che saltellava in mezzo alla strada davanti a me, bellissimo. Oh. Vi presento la Dora Baltea, quella che va su verso la Valle d'Aosta. O meglio, sì, avete ragione, che scende dalla Valle d'Aosta. Ciao, ciao a tutti. Sono a Realizio, avevo giusto finito l'acqua e mamma e figlia in macchina mi hanno visto e mi hanno riconosciuto, si sono fermate e mi hanno portato un po' di cose da bere. Stavo morendo di sete, proprio destino. Realizio. Ed eccoci a destinazione. Ce l'abbiamo fatta. Eccola. Ciao. Ciao bellissimi, giorno 38. Sì, lo so, abbiamo saltato un giorno, c'è un buco di un giorno, quindi adesso vi racconto bene. L'altro ieri sono arrivato a Cerone alla fine, dopo quella camminata sotto il sole e in mezzo alle zanzare, ce n'erano un sacco. Sono arrivato stanco, ma quando Giorgia mi è arrivata incontro mi sono già rilassato. Ero arrivato e c'erano già delle bellissime persone pronte ad aspettarmi. Ieri in realtà ho passato la giornata un po' a riposo, ho dormito in ogni angolo della casa, mi sono dedicato tanto a fare dei video e nel pomeriggio mi hanno raggiunto Barbara, papà Gianpietro e mamma Francesca da Pont Saint-Martin. Abbiamo fatto un aperitivino, mi hanno aggiornato sulle loro cose ed è stato proprio bello rivederli, proprio bello. Sono contento che siano scesi. Ero indeciso se fare una deviazione in Valle d'Aosta per vedere alcune delle persone che ho incontrato l'anno scorso, magari giusto i primi paesi, però sarebbe veramente una deviazione andata e ritorno per la stessa strada, quindi un po' senza senso. E quindi sono stracontento che siano scesi loro. Molti mi hanno già chiesto come mai ho scelto proprio Strambino per fare una pausa di 3-4 giorni. E la verità è che qua riesco proprio a riposarmi anche mentalmente, nel senso che quando sono a casa di qualcuno molto spesso penso a come mi devo comportare, cerco di essere super educato eccetera, qui invece mi sento proprio a casa e quindi sono proprio rilassato, è bellissimo, mi trovo veramente bene con mamma Sonia, Giulia e Giorgia e anche Luca, i ragazzi di Giorgia. Simpaticissimo. No, che fa con l'obiettivo io. A casa. Oggi apriamo il pacco che ho fatto spedire qua con le nuove power bank. Ve le faccio vedere.
Volevo farlo su questo bel tavolino, ma c'è il sole e già si muore di caldo, quindi lo faremo per terra, sul terrazzo. Ecco qua. Allora, le cose più importanti sono le due power bank. Queste sono da 20.000 mAh, come le mie in realtà. La differenza, Nazar mi ha spiegato, che queste hanno una ricarica molto molto più rapida, il che fa sì che col pannello solare riesco a ricaricarle nell'arco di mezza giornata. E per me questo sarà importantissimo, anche per adesso appunto il viaggio sarà molto più solitario probabilmente. E con le vecchie power bank, a quanto pare il pannello generava molta più energia di quanta potesse essere accumulata dalle power bank stesse, quindi in una giornata intera di pannello acceso e sole al massimo mi si caricavano al massimo di un quarto e quindi diventava veramente insostenibile. E ho preso anche un caricabatterie con la stessa modalità, quindi anche questo con una ricarica molto molto rapida, per cui nel caso in cui mi fermassi in un bar o in un ristorante ho la possibilità di attaccare anche così e ricaricarle ancora più rapidamente. E infine ho preso anche dei cavetti perché non ero sicuro sicuro che ci fossero quelli da... E ultima cosa, non capisco perché le scatole siano diverse, questi sono lo stesso modello, cambia solo il colore, quindi sono curioso di aprirle. Cioè, questa è proprio più piccolina. Ecco, queste invece erano le mie vecchie power bank, che comunque la potenza ce l'hanno. 22.400. Questa addirittura, se non sbaglio, ne ha di più. Ecco. 26.800. Però si caricano lentissimi. Questi qua col pannellino sopra non servono a niente. Cioè, quel pannellino lì proprio non li carica, ma neanche mai più. Io invece uso questo che ha una potenza di ricarica da 65 watt, quindi dovrebbe combaciare perfettamente con quelle nuove. A questo punto vediamo perché uno è più grande e uno più piccolo, almeno le confezioni. Bene, non so per il scatolone. C'è la posta. Ok, il cavetto era in dotazione con attacco C e C. Ah, questo è proprio molto minimo. Anche qua c'è il cavettino e in realtà la power bank è esattamente uguale, come dicevamo, cambiava solo la confezione. Però sì, vogliamo mettere questi, mi sanno molto più di più affidabili, così non rischio di spaccarli in viaggio, nello zaino o chissà dove. Ok, non mi dispiace aver preso anche i cavetti. Sono soddisfatto, adesso vediamo se funzionano. Eccoci, dopo l'apertura del pacco ho incontrato Maria Luisa e Rosemary che mi hanno portato a Ivrea. E proprio oggi, in questi giorni in realtà, c'è il campionato mondiale di canoa, oltre che la festa del patrono San Savino, cioè è spettacolo. Questo facciamo un giro, mi fanno vedere un due cosette e io le faccio vedere a voi. Ok, qua penso che si stiano tipo riscaldando e là invece è dove c'è effettivamente la gara. C'è un sacco di acqua, il che è strano dato che in questo periodo c'è proprio... ci sono le restrizioni perché manca acqua. Forse hanno aperto una diga, qualcosa, per poter fare i campionati mondiali, non ho idea. Thank you.
È abbastanza intuitivo, però per condividere le informazioni che ho ottenuto, tra i paletti verdi devono passare seguendo la corrente, invece per quelli rossi devono passare controcorrente, ma non devono saltare ovviamente le porte oppure perdono un sacco di tempo e non devono neanche toccare i paletti, quindi è abbastanza complicato. Ok, allora, la festa del patrono inizia domani, quindi domani toccherà tornare a vedere com'è. E oggi ci siamo accontentati del campionato mondiale di canoa e di una passeggiata a Ivrea che è veramente bella. Mi piace tanto perché, anche se è una cittadina, mi trasmette proprio le vibrazioni di un grande paese. C'è molta natura, è molto calma, è veramente bella. Adesso stiamo passando davanti a un edificio che è stato costruito da Olivetti, che è stato un imprenditore italiano molto importante, specialmente per la città di Ivrea, perché dava veramente lavoro a tutta la città. E all'epoca, lui è morto a metà del 1900, c'era il doppio della popolazione che c'è adesso. Buon appetito!